Dove sei? Qua sta bene, questi sono gli italiani. Ma si vede la lince? Sta tornando di qua. Ok. Ma... Ah, se... sembra che stia venendo di là, ok, va bene. Sì, ok. Ok, okay. Grazie, ciao ciao. Ok, ciao. Quindi? Fermiamoci qui un attimo a sbinocolare. Perché può essere che sta, sì, su questa pianura qua, ah, su questa roccia qua? Sì, dicono che l'hanno vista in quella zona, che prima voleva venire in qua, però sembra che mo stava venendo verso i tori. Ok. Adesso ci siamo divisi, noi quattro stiamo facendo un giro a piedi, diciamo andiamo avanti sulla strada e gli altri intanto stanno spostando le macchine e ci raggiungeranno più avanti, andranno ancora un po' più avanti, insomma cercheremo di anticipare gli eventuali movimenti della lince, vediamo se riusciamo anche oggi nell'impresa, ci proviamo. Ecco i rinforzi. Abbiamo sentito le gazze, tutte le gazze iberiche non allarmarsi di punto in bianco, ma strillavano come delle matte. E in genere quando strillano, quando fanno i versi d'allarme, è perché c'è un predatore nei paraggi, quasi sempre. Comunque sono disturbate da qualcosa. Poi vale sapere che vedono, qualcosa c'è quando fanno così. Magari veramente uno va a mangiare una cosa e gli altri gliela vogliono rubare. Territorio. Aggiornamenti. Lince desaparecida, come direbbero qua. Non è sparita, non si sa più niente, chissà ovviamente dove si è imboscata. Non so se di là si è visto qualcosa, cioè o meglio. Ma senti la Pogliana. Ah, eccola. Ora vi aggiorno se vediamo qualcosa nel tardo pomeriggio.
Allora, siamo arrivati alla parete rocciosa dove potenzialmente si possono vedere gli stambecchi iberici. Eccoci qua, ultimo giorno, ora siamo nel parco naturale di Despeñaperros, costituito essenzialmente da un paio di grossi massicci rocciosi dove c'è una colonia di grifoni, falchi pellegrini, gufo reale, aquile di Bonelli, aquile reali, insomma un posto da sogno. E adesso stiamo salendo per arrivare a Belvedere in cima a una cresta da cui filmeremo, proveremo a filmare e a fotografare i vari rapaci come ultimo giorno. Lo scenario è bellissimo. Bello bello. Accidenti. Queste rocce colorate intorno, veramente uno spettacolo. Vediamo se me riesco a far vedere qua. Siamo finiti in mezzo alle rocce e ai posatoi dei grifoni perché ce ne abbiamo due posati sopra.
come se non bastasse pure un sito di pitture rupestri. Aspetta, vediamo se riesco, non fa casca niente. Stavamo camminando su, Gianluca ci chiama, sono sbucati due stambecchi iberici a 30 metri, non lo so. Ti ho fotografare, guarda qua. Bellissimo, praticamente è una femmina di stambecchio iberico con due cuccioli. E intanto c'è Gianluca che mi tira le cacche di stambecchio. Mannaggia tua. Stupido. Dicevo, bellissimo, è una... questa è una femmina di stambecchio iberico con due cuccioli. E adesso la mamma si è sdraiata al sole e lascia che i piccoli si alimentino sulle rocce. E insomma, intanto qualche grifone che vola, ce ne sono anche poggiati più giù. Uno spettacolo, veramente bello. Sì, ma poi vedrete che adesso quando si alzano tutti in volo. Se ti serve di venire. È speciale. Qua piedi, perché io. Oh, stanno uno sopra l'altro, Gianlu. Sì. Si stanno accoppiando, Si stanno accoppiando. Non urtate contro la balaustra. Si stanno accoppiando. Thank you.
Insomma, l'avventura nella penisola iberica e in Andalusia termina qui. Io spero di essere riuscito a trasmettervi le grandi emozioni che abbiamo provato noi davanti a animali straordinari come la lince iberica, la lontra, i grifoni e lo stambecco iberico. Un'avventura unica che veramente fa capire anche la natura che c'è in giro e che uno se si mette lì con calma, con tanta pazienza, all'alba, al tramonto, riesce ad osservare, ad ammirare. E quindi, come dicono qua in Spagna, adios amigos! Allora, abbiamo visto due stambecchi, due femmine. Che sta? Oh, pagliaccio cosa? Guarda, mo cosa c'è il pagliaccio? Ecco, eccomi. Poi però tutti a guardare, pagliaccio. Metodi alternativi per cercare la lince.